Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 12 agosto, ricordiamo Santa Giovanna Francesca de Chantal. Ascoltiamo. La nobile Giovanna di Chantal nacque il 23 gennaio 1572 a Dijon. Il padre, rimasto vedovo quando i figli erano ancora in tenera età, si prese cura personalmente della loro educazione. Giunta all'età di 20 anni, si sposò col barone di Chantal, un ufficiale di 27 anni che si trovava al servizio di Enrico IV. Sua prima cura fu quella di vegliare sui servi, di far loro praticare i doveri della religione cristiana e di obbligarli a partecipare alla preghiera che tutte le sere si faceva in comune. Nei giorni di festa li mandava alla messa in parrocchia, mentre nei giorni feriali dovevano assistere alla messa nella cappella gentilizia. A causa di un tragico incidente rimase vedova all'età di 28 anni, avendo partorito 6 figli, di cui 4 viventi. Sopportò il suo dolore, per quanto fosse acuto, con rassegnazione e con fortezza. A causa di quella tragedia desiderò di essere unicamente del Signore, di vivere sola e di non avere più nulla in comune col mondo. La realizzazione di questa aspirazione però le era impedita dal dovere di assistere ed educare i suoi 4 figli. Un giorno, durante la preghiera, il Signore in una visione le indicò la persona che l'avrebbe condotta sulla giusta via. Era San Francesco di Sales, e riconobbe in lui l'uomo della visione e gli aprì la sua anima. La guidò per le vie mirabili della provvidenza ed, aiutandola a compiere i suoi doveri di madre, la costituì pietra fondamentale dell'istituto che gli stava per fondare. Sotto la sua guida, l'ordine della visitazione fece grandi progressi, diventando una aiuola di elette virtù. San Giovanna era così accesa di amor di Dio che soleva esclamare: «Amore, amore, io non voglio parlare che di amore». Morì il 13 dicembre 1641. Una santa che ha dovuto veramente affrontare momenti di grande sofferenza nella sua vita. Vediamo come l'ha vissuta attraverso un piccolo discorso che lei fece alle sue consorelle. Un giorno la beata Giovanna disse queste parole di fuoco che vennero subito fedelmente raccolte. Figlie carissime, molti dei nostri santi padri e colonne della Chiesa non subirono il martirio. Perché secondo voi ciò accadde? Dopo che ognuna ebbe risposto, quella beata madre riprese: «Ed io penso che ciò sia accaduto perché vi è un altro martirio, il martirio di amore, nel quale Dio, mentre sostiene in vita i suoi servi e le sue serve perché si spendano per la sua gloria, li rende insieme martiri e confessori. Io so che a questo martirio, aggiunse, sono chiamate le figlie della Visitazione che lei aveva fondato, e per disposizione di Dio lo soffriranno le più fortunate che l'avranno chiesto». E proprio tra le più fortunate c'era dunque lei, che attraverso vari lutti, prima quello del marito, poi dei figli, veramente ha offerto tutta questa sofferenza, cercando di meditare sempre più da vicino la passione di Cristo in quello che lei chiamava il martirio dell'amore. Cosa ci può insegnare questo se non a raccogliere le varie sofferenze nella nostra vita, che possono essere grandi e piccine, e farne veramente un tesoro da consegnare al nostro Signore, perché se vissute nell'amore saranno un grande regalo che noi potremo fare a tutte le persone che ci circondano. Allora, Santa Giovanna Francesca de Chantal, prega per noi.